Mezzanotte 23, i nostri aggiornamenti. Buonasera dal TG1. Terminato dopo due ore il vertice del centrodestra stasera a Palazzo Grazioli. Salvini a Berlusconi: senza un governo politico che dia garanzia agli italiani, meglio il voto al più presto, no a un governo del presidente. L'ex premier ribatte: Forza Italia non intende rimanere fuori da un eventuale governo con i 5 Stelle e avverte che non darà mai il via libera ad appoggi esterni. Dal movimento Di Maio rilancia il dialogo con la Lega e si dice pronto a un passo indietro. Ma via Berlusconi e no a governi tecnici. Dal PD il segretario reggente Martina conferma il sostegno al capo dello Stato per una soluzione istituzionale. E sulla formazione del governo interviene Paolo Gentiloni: sono perplesso, dagli altolà preventivi al presidente della Repubblica, dire no a Mattarella e dire no all'Italia. Botte e risposta tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare. Teheran minaccia: se annulleranno il patto se ne pentiranno, per la Casa Bianca un'intesa pessima e pericolosa. L'Europa media dopo Merkel e Macron, ora il ministro inglese Boris Johnson a Washington per convincere il presidente Trump. Libero al voto per le prime elezioni in 9 anni, bassa l'affluenza alle urne nonostante gli appelli del presidente. Pesano sul futuro del paese la guerra in Siria con i suoi rifugiati e il braccio di ferro tra sciiti e sunniti in un momento di grave crisi economica. Infine il calcio: nel posticipo di stasera la Roma vince a Cagliari per 1-0 e consolida il terzo posto. Sardi in piena zona retrocessione. Nel pomeriggio il Napoli pareggia 2-2 con il Torino, Juve a più 6 a 2 giornate dalla fine del campionato. Per i bianconeri è quasi scudetto il 7° consecutivo. È tutto, vi lascio a speciale TG1 sul 68, 50 anni dopo, un viaggio di Amedeo Martorelli tra pregiudizi e conquiste, scontri di piazza, innovazioni artistiche, fino all'urto con gli anni di piombo. Noi ci vediamo più tardi con l'edizione della notte. Buon proseguimento di serata.